Rieccoci qua, sono sempre Gianluigi Bonanomi, in conclusione del nostro percorso fatto di quattro video di approfondimento sui pericoli della rete, la tecnologia in famiglia. Abbiamo visto lo scenario nel primo video, abbiamo visto nel secondo video quali sono i pericoli più importanti dalla privacy alla sicurezza alla reputazione e via dicendo, ma poi abbiamo fatto un affondo sul cyberbullismo, abbiamo visto le diversi tipi di cyberbullismo, come si affronta, ci sono delle applicazioni, la polizia di Stato e tutto il resto, ma a proposito di applicazioni siamo arrivati qui a fare una carrellata su quelle che sono le applicazioni più utilizzate dai nostri ragazzi per magari alzare le antenne nel momento in cui le sentiamo nominare. Allora, innanzitutto, i ragazzi, tutto sommato, usano più o meno sempre le stesse applicazioni. La più utilizzata è WhatsApp, poi c'è TikTok, qualcuno Facebook con Messenger, Instagram e via dicendo. Poi ce ne sono mille altre. In questo caso era semplicemente per farvi vedere che in realtà le applicazioni che trovo io nelle classi delle medie sono diverse da queste che sono quelle ufficiali a livello mondiale. Però partiamo dal conosciuto. Instagram è certamente l'applicazione di riferimento dei giovani, degli adolescenti, dei preadolescenti. Instagram non è vecchia come Facebook, dove su Facebook ci siamo noi anziani, ci sono i presidi, i preti, gli insegnanti e via dicendo. Instagram è un po' più fresca, Instagram ha una modalità comunicativa più diretta, più emozionale, più piacevole, più divertente. E Instagram conta quasi 20 milioni di utenti attivi ogni anno in Italia, e l'età media ovviamente più bassa rispetto ad altri social, non come TikTok, come vedremo, però voglio dire, quasi un 10% degli iscritti è minorenne, e perché questi sono i dati ufficiali, come vedremo anche nei laboratori, vedrete che ci sono tanti under 13 che sono iscritti a Instagram. Io di gente in prima media senza Instagram non ne trovo più tanta nell'ultimo biennio. Una cosa che però noi genitori dovremmo sapere è che sì, conosciamo Instagram, sappiamo che nostro figlio è su Instagram, però poi ignoriamo i Finsta. E voi mi direte, ma cos'è? Cosa sono i Flintstone, i parenti dei Flint? No, i Finsta vuol dire fake Instagram. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei ragazzi che aprono l'account ufficiale, ovviamente noto ai genitori, magari anche il genitore segue il figlio sull'account ufficiale, e poi aprono degli account alternativi che usano magari per relazione con i propri amici, o per creare un gruppo nascosto, per essere davvero se stessi, perché sull'account ufficiale devono essere sempre perfettini e lì possono lasciarsi andare. Non è sempre una cosa così negativa, però sicuramente dobbiamo sapere che esiste un mondo sommerso dei nostri ragazzi, e anche se crediamo di seguirli su Instagram, in realtà loro sono altrove. Chiaramente adesso il fenomeno del momento è TikTok, perché TikTok, social cinese che permette di fare brevi video da 15 secondi, viene visto dai ragazzi ancora più immediato rispetto agli altri, ancora più di Instagram, è molto più piacevole, divertente, è molto più diretto, è molto più veloce, è molto più coinvolgente, emozionale, via dicendo. TikTok chiaramente però è un social a tutti gli effetti, quindi il problema è grosso, è i vostri figli che usano TikTok al pari di Instagram sanno che cos'è un account privato, ma soprattutto voi sapete che cos'è un account privato? Beh, dovete sapere che esistono delle modalità, appunto, sia in Instagram che in TikTok, di chiudere questo account e fare in modo che non vi siano tanti altri follower incontrollati. Ma se qualcuno ti vuole seguire, devi acconsentire tu, perché l'account è blindato, si dice modalità privata, account privato. Quindi attenzione, perché se l'account rimane aperto in TikTok possono essere seguiti e soprattutto contattati da chiunque. E ovviamente un tredicenne, o spesso anche un dodicenne online, che può essere contattato da chiunque, può essere un problema. Dovete sapere che però quando ho scoperto TikTok e mi è esaltato perché avevo questa novità, qualcuno mi diceva, ma guarda che ci sono già delle alternative, ma guarda che TikTok è uno dei tanti, c'è Thriller, c'è Lipsy. Allora attenzione, che quando pensate di conoscere la piattaforma di riferimento, scopriamo che esistono anche delle alternative. Non sono così seguite, per carità, la stragrande maggioranza dei ragazzi usa TikTok, però sappiate che il mercato delle applicazioni è più veloce di qualsiasi sondaggio che possiamo fare. Ma veniamo a delle applicazioni che probabilmente non conoscete e che probabilmente possono anche in alcuni casi diventare problematiche. Per esempio Discrush. Che cos'è Discrush? Cominciamo dalla traduzione. Crush in inglese vuol dire infatuazione, cottarella, quindi questa infatuazione, questa cottarella.
Discrush è uno strumento che è stato creato praticamente da chi all'interno, che ne so, di una classe voleva confessare la propria infatuazione a quella ragazza tanto carina del secondo banco o quel ragazzo tanto carino dell'ultimo banco, ma non aveva il coraggio di farlo, e quindi hanno creato questo strumento anonimo. Ai 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 ai. Sapete che web e anonimato non spesso non vanno d'accordo, sia per i discorsi che abbiamo fatto di cyberbullismo, ma anche per altri motivi, hate speech e tutto il resto. Quindi attenzione, noi si può fare post privately, quindi postare, o addirittura post anonimamente, se vedete a destra. Quindi si può in qualche modo celare completamente la propria identità, oppure essere contattati da qualcuno che non sappiamo assolutamente chi sia. Questo ovviamente può diventare un grossissimo problema. Io ho scoperto che questo Discrush molto spesso è un'applicazione che viene usata dai ragazzi e dalle ragazze, addirittura rinviando le persone, i follower, da Instagram a lì. Cioè, questa Alex, che poi ho ovviamente cancellato il cognome, mette nella bio di Instagram, la bio dovete sapere che comunque è un'informazione, è una parte praticamente sempre visibile anche negli account privati, lì mettono il link di Discrush per mandare in quel sito di anonimi, dove a quel punto è tutto incontrollato. Io credo che sia da tenere in considerazione questo tipo di possibilità. Ma Discrush non è neanche l'unica, ce ne sono tantissime di applicazioni del genere. Evidentemente il brivido dell'anonimato è irresistibile, perché anche questa Tellonym è un'applicazione che permette appunto di tell anonym, dire in anonimato, e quindi avere la possibilità di fare delle domande alle persone celando la propria identità anche in questo caso. Anche Tellonym è molto usata, e soprattutto a partire dalla bio di Instagram si rimanda all'account Tellonym. Però guardate, i ragazzi stessi si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Io ho trovato questa recensione dell'anno scorso di questa Maria che diceva: mi piace, sta parlando di Tellonym, mi piace perché la gente può dirmi quello che non mi dice di solito in faccia in totale anonimato. Purtroppo metto 4 stelle perché questo potrebbe sfociare in cyberbullismo. Cioè, lo sanno benissimo anche i ragazzi, soprattutto quelli più svegli e avveduti, che il problema è quello lì dell'anonimato. E quindi bisogna stare molto attenti e soprattutto fare genitori. Fare genitori non vuol dire proibire. Fare genitori, per quello che ho imparato io, è quello di insegnare che esistono dei pericoli e capire come si affrontano questi pericoli. Un genitore non deve chiudere sotto una teca di vetro il figlio e dire: non correre mai, non correre perché potresti cadere e farti male. Ma non ha senso questa roba. Invece io a mia figlia vorrei dire: guarda, corri, perché sennò come fai a divertirti durante l'intervallo o quando fai sport? Però cadrai, ok? È normale, cadrai. Si chiama forza di gravità. Quindi, quando cadi, fai così, cerca di cadere bene. Cerca istintivamente, ma esercitati a mettere le mani davanti per proteggere il faccione, perché se no lo sbatti e ti fai veramente male. Dobbiamo insegnargli a cadere, dobbiamo fargli capire che i pericoli esistono, purtroppo esistono, dobbiamo fargli capire che è bellissimo andare in giro, però attraversare la strada è pericoloso, e dobbiamo fargli capire come si attraversa la strada e come si evitano i pericoli, quindi le strisce, quindi guardare di qua e di là e via dicendo. Comunque non vi ho ancora fatto vedere il peggio, ho lasciato alla fine questa roba che mi ha particolarmente inquietato. Adesso io non voglio fare il terrorista, per carità, però io ho scoperto che molti ragazzi hanno provato questa Omegle, scritto Omegle. Guardate il claim, lo slogan di questa applicazione è Talk to Strangers. Talk to Strangers. Che cosa vuol dire? Nella descrizione si legge: Omegle is a great way to meet new friends. È un modo straordinario per farsi nuovi amici. Quando usi Omegle, we pick someone else at random. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che ti fanno incontrare a caso degli altri utenti. È una roulette russa. È una roulette russa delle chat. In particolare, un tempo ci chiamava, ce n'era uno simile che si chiamava anche chat roulette, che ha provocato tantissimi problemi in termini appunto di cyberbullismo, di grooming e via dicendo. In questo caso sta andando questa in questo momento, e quindi le persone, che tra l'altro non devono neanche iscriversi, possono utilizzarla tranquillamente, vanno e non sanno chi diavolo ci sia dall'altra parte. Magari uno che sta anche millantando delle credenziali, ti sta dicendo che è un tredicenne come te, in realtà ha più panza e più barba di me, in realtà. Quindi bisogna stare veramente molto molto attenti a queste cose, perché dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che esiste questo pericolo, e l'anonimato probabilmente non è una grande idea, perché se qualcuno si deve nascondere dietro all'anonimato, in qualche caso
forse qualche malintenzionato c'è. Guardate una recensione sempre dell'anno scorso di Omegle, non riesco neanche a usarlo, ci sono i piselli. Sono stato espulso perché ho fatto vedere, vabbè, a parte la grammatica, comunque ho fatto vedere solo il mio computer, non ha senso, io sono incavolato, perché quando ci sono i piselli in cam, nessuno li banna. Quando metti il tuo computer ti banno, io voglio essere rimesso, vabbè, capite che alla fine è normale che ci siano questo tipo di contenuti, perché chi deve usare una applicazione del genere? Quindi è un problema veramente grosso di adescamento e di pedopornografia. Ci sono poi delle applicazioni che i nostri ragazzi utilizzano, come Telegram, per esempio, per tenere le conversazioni private, ma penso che i vostri ragazzi lo usino prevalentemente perché c'è su anche un po' di pirateria, cioè si vedono le partite gratis, i film e serie TV senza pagare e via dicendo. Però è un'altra applicazione che, ripeto, consentendo i messaggi completamente criptati, a volte porta a qualche messaggio un po' particolare, un po' discutibile. In conclusione vorrei farvi vedere altre applicazioni, un altro paio di applicazioni, anzi in particolare questa è quella che mi interessa di più perché è quella che sta avendo più successo, si chiama Twitch, non so se l'avete mai sentita nominare, probabilmente sì perché i ministri più avveduti tipo la Dadone e qualcun altro per parlare con i ragazzi stanno usando una piattaforma come questa. Che cos'è? È una piattaforma di streaming, cioè si può mandare in diretta dei contenuti. C'è gente che fa le interviste, ma soprattutto è nata per fare lo streaming dei videogiochi. I nostri figli, a volte, invece di giocare, guardano gli altri che videogiocano. E voi mi direte, ma che divertimento c'è? Beh, è lo stesso motivo per cui vai allo stadio, invece di giocare tu all'oratorio, vai a vedere Cristiano Ronaldo e Messi, perché forse sono più bravi di te. Quindi Twitch è uno strumento che però può diventare un social, perché puoi anche entrare in contatto con altre persone che stanno seguendo quello streaming. Un'applicazione talmente di successo che il nostro amico Jeff Bezos, che avevamo un po' tirato in ballo prima sulla reputazione, se l'è comprata, cioè Twitch è di Amazon da diversi anni, quindi ci credono particolarmente. Attenzione ai nostri figli che appunto seguono queste dirette, niente di male nella stragrande maggioranza dei casi, ma sappiate che però c'è anche Discord. Discord è un'altra piattaforma che i nostri ragazzi utilizzano per in qualche modo comunicare, commentare le sessioni di gioco con altri. Quindi mentre stanno giocando in multiplayer usano Discord per fare delle audio call. Il problema è con chi stanno comunicando, chi c'è dall'altra parte. Questo ovviamente è sempre lo stesso tema, sono praticamente dei social e quindi entrano in contatto con persone di tutto il mondo e noi non abbiamo la più pallida idea di quali siano le loro relazioni. In conclusione di questo percorso siamo stati dentro nell'ora in questi quattro diciamo moduli. Io non vedo l'ora a questo punto di approfondire con voi queste tematiche in laboratori, diciamo anche con genitori e figli e in laboratori che vadano ad approfondire alcuni di questi temi. Qui abbiamo fatto una grande panoramica, spero che vi sia stato utile per vedere un po' di tematiche che stanno un po' ribollendo in rete negli ultimi anni e che soprattutto io ho raccolto nei miei incontri in classe con i ragazzi. Vi auguro buona rete, quindi non facciamoci spaventare e soprattutto a presto. Ciao a tutti!